Continua a Ferrara il ciclo di conferenze dedicate a Michelangelo Antonioni e organizzate dalla Fondazione Ferrara Arte, dalle Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea, dal Teatro Comunale e dall'Università degli Studi di Ferrara. Lunedì 15 aprile, infatti, il ridotto del Teatro Comunale ha ospitato Dominique Peigny, critico cinematografico, nonché curatore di rilievo internazionale, che ha ideato la mostra realizzata a Palazzo dei Diamanti dal titolo Lo sguardo di Michelangelo, Antonioni e le arti. Nell'incontro, introdotto da Maria Luisa Pacelli, direttrice delle Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, Peigny, che ha lavorato per istituzioni museali importanti, tra cui il famoso Beaubourg di Parigi, ha parlato della genesi e dello sviluppo del percorso espositivo realizzato per la particolare mostra ferrarese. La mostra tende a fare dei rilievi, delle contraddizioni, delle opposizioni. Dunque credo che gli aspetti particolari di questa mostra siano di far scoprire un uomo e non solamente un artista. Un uomo molto sentimentale che, in un certo senso, non ha fatto altro che raccontare delle storie d'amore nei suoi film.